Forse lo dipende dal macchina. Una foto della fucina. Ciao ragazzi, come state? Bene. Già pallone prima, ma c'eravamo noi. Saluto a tutti. Ciao. Siamo in una crisi in cui costantemente ci raccontano soltanto i numeri di difficoltà economici. E ci sono. Poi sarebbe interessante un giorno discuterne per me, perché anche nel modo di racconto della crisi economica sta un pezzo dei problemi dell'Italia. Noi ci siamo raccontati per anni che il nostro obiettivo era non fare la fine della Grecia. Cioè quello di ci davamo un obiettivo comunque strepitoso, come se una squadra all'inizio del campionato partisse dicendo vabbè, al massimo andiamo in B, mi raccomando non andiamo in C1, questo è l'obiettivo. No, possiamo cercare di vincere lo scudetto oppure no, giochiamo alla meno. E abbiamo raccontato i numeri economici del nostro paese in modo secondo me un po' discutibile. I numeri sono numeri, però abbiamo messo l'accento e l'evidenza su alcune questioni e non su altre. Per esempio, il problema dell'Italia negli ultimi anni non è il fatto che i conti siano stati tenuti in ordine. Noi abbiamo un surplus primario da anni, con l'eccezione del 2009. Il problema dell'Italia è che da 15 anni non cresce più. E se dobbiamo avere dei numeri economici, dei macro numeri che portano a rispettare tutti i parametri europei, ma non rispettano il primo parametro che ci sta a cuore, cioè quello per cui, essendo la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, il primo articolo della Costituzione, noi raddoppiamo i disoccupati, perché questo è accaduto. Beh, se questo è lo scenario, è evidente che anche nel racconto dei numeri economici ci sarebbe da fare un bel film. La discussione che noi dobbiamo portare nel semestre europeo sarà sicuramente quella, dico, di cambiare le regole del gioco. Tanto sarebbe interessante capire se ha senso ancora rispettarlo. Noi lo stiamo facendo e quindi siamo interessati a dire che possiamo discutere di regole europee perché non le rispettiamo. E quindi da questo punto di vista non andiamo a Bruxelles a farci fare la lezione. Io ho anche detto un po' molto uso a alcuni autorevoli esponenti dei vertici europei. Cioè, le volte che non c'è un articolo di qualche portavoce della Commissione d'altro, dice l'Italia rispetta gli impegni. Come si dice da queste parti, in anni noi gli impegni ci stanno rispettando tutti. Il punto non è se li stiamo rispettando, il punto è se poi dobbiamo ripartire insieme. Ma la questione educativa porta a dire impegno sulle scuole. Io non sono credibile finché non metto un po' di soldi sull'edilizia scolastica. Larga parte del nostro terzo settore, che noi definiamo primo, c'è bisogno di un cambio di mentalità. Questo non è il giochino che la mente da voi che sanno, non sanno che cosa fare. Non pensa la sommessa più grande con le proprie europee. Sono assolutamente convinto che si deve essere operativo. Allora, le idee che abbiamo condiviso quando io facevo un altro mestiere, io non le ho cambiate. Ho cambiato mestiere, ma non ho cambiato mestiere, per cui il mio impegno personale, e posso dire l'impegno del governo, è che queste cose si realizzino, appunto. Come? Allora, tu hai alcuni temi specifici, puntuali, la cosa del Telepass, poi si può discutere di come la garanzia giovani può dare una mano, insomma. Proporrei un metodo di lavoro e una tempistica. Il metodo di lavoro e la tempistica è questa, non è questione 5 per 1000. Se vogliamo, e io credo che dobbiamo, uscire dalla logica della copertura in stabilità e avere una legge ad hoc, che quindi non sia una gentile concessione tutte le volte ripetuta del governo, ma sia un principio,
noi o prendiamo la strada della discussione sulla delega fiscale o facciamo un documento ad hoc che abbia sostanzialmente leggi l'impegno ad alcuni obblighi, vale a dire per esempio l'obbligo di trasparenza, di rendicontazione puntuale, è secondo me un metodo più serio. Consente di accedere al 5 per 1000 a quelle strutture che si impegnano ad avere una rendicontazione puntuale. Secondo il metodo, vorrei essere chiaro, che nell'arco del prossimo anno riguarderà tutta la pubblica amministrazione e anche, piaccia o non piaccia, la democrazia tra quelli qui, a tutti i partiti politici. Mi spiego. Apro una parentesi e la chiudo subito. Nell'arco dei prossimi 12 mesi, c'è qualche amico che si occupa di queste cose, Paolo Partenza, Gio Falchetti, ho visto in varie piazze, è quello. Noi vogliamo fare una gigantesca operazione di scommessa sull'operazione open government, e quindi sulla possibilità di portare attraverso, diciamo, i mondi dell'innovazione tecnologica, la pubblica amministrazione a ripensare se stessa. Se io riesco a mettere online ogni centesimo di spesa pubblica, faccio un lavoro più importante che la revisione della spesa. Perché c'è una revisione della spesa e del processo della spesa che diventa un elemento innanzitutto mentale. Io sono, tra virgolette, io pubblico dirigente, sono costretto a pensare che l'acquisto di 50 centesimi della bottiglietta d'acqua è non soltanto tracciabile, ma è comparabile con le altre strutture ministeriali. Si gioca alla correttezza e alla trasparenza totale, che non è che dice, ma io bilanci l'ho già messo online. No, è un'altra cosa, non sono documenti contabili messi online, è la certificazione e la tracciabilità di tutto. Oggi, come vuol dire la Green Society in Italia? Semplicemente prendere atto che c'è un mondo straordinariamente ricco e interessante, che è il mondo che porta 4 milioni e 700 mila persone a fare salvaguardia, come si sta più una discussione su quello, amici della differenza, che se la ricordano, con l'opera del Firenze per la tenuta in ordine della casa di Momo. Io reagivo un po' fumantino, insomma, grazie al Momo, che è una piazza che era personalizzata, che si la bellezza, no, proprio per cercare su quello, scattò un po' tempo, che non succede quasi mai. E insegnati, Edoardo e Carlo, in questo modo, noi siamo pronti, nell'arco di un mese, con i ministri competenti a andare in consiglio dei ministri a provare lo schema di contenimento di debito. Come? Ci sono da 5 anni talidomidici non indennizzati dallo Stato, perché nati un mese dopo il pareggio che ha messo il governo. La nostra associazione 5 anni che chiede la modifica. Bene, è esattamente l'opposto di quello che volevo fare io. Cioè l'idea è che siccome c'è un'associazione che ha un problema, bisogna tutte cose giustissime. Signora, bene, va tutto bene. Rispetto. Il mio modo di procedere è esattamente l'opposto a quello di partire dalla singola questione della singola casa. Lo dico con rispetto, perché potrei dire, signora ha ragione, e giù la pausa, poi non faccio così. Signora, però sì, perché se no non ce la faccio. Il punto che voglio dire è che se in un mese siete pronti a offrire all'attenzione del governo un testo sul quale discutiamo, perché per dire, Riccardo, se c'è una cosa che mi lascia imbarazzato e è imbarazzante per la discussione pubblica, è che sui grandi temi di discussione tra di noi si apre il coraggio di dire che
alcune realtà non sono parte del testo costituzionale, le regioni, i comuni, e noi abbiamo cercato di prendere i suggerimenti che ci diamo tutti. Utilizziamo lo stesso. È che nella battuta del mio amico della misericordia, Giuliani, dire che sarà più alto qui, c'è una grande verità. I valori che noi esprimiamo, che sono valori di bellezza, di attenzione, di cultura, sono valori che vengono dal riconoscimento che il primo valore fondativo delle nostre città, costitutivo della nostra identità, è lo sguardo di relazione tra due persone, è l'idea che la forma di legame più grande è la solitudine, è l'attenzione al fatto che se siamo una città, se siamo una comunità, io non posso che farmi carico anche dei miei problemi. E queste realtà non sono mai nate da uno Stato o da una comunità municipale che ha pensato per gli altri, sono nate dalla libera organizzazione dei cittadini che lo Stato ha cercato di favorire. Ora, se noi, anziché cercare di favorire, smettessimo semplicemente di ostacolare, già sarebbe un passo avanti. Almeno nell'impatto delle consulenze del pubblico, e contemporaneamente finisco la biglietta perché altrimenti perdi la strada a casa. È attraverso l'investimento in forme di impresa sociale innovativa, non lo so. È evidente che c'è un tema che riguarda, come posso dire, i singoli comuni. Non voglio fare riferimento di episodi dell'attualità, ma sapete che non state facendo nei comuni quel lavoro lì, lo state facendo per poter essere più in grado di guardare lo specchio, e forse questo dovrebbe essere l'atteggiamento che anche noi politici pensare che possiamo vivere sempre, siamo lì per un periodo e siamo lì per cercare di dare un senso non soltanto al nostro paese ma anche alla nostra quotidianità. Ecco, se tutti insieme saremo in grado di fare uno sforzo per evitare come essere fatta di storie e di speranze di questo uomo, di questo genere qui, io credo che abbiamo fatto il capolavoro e il miracolo più grande, che è quello di tornare a dare fiducia a un paese che ne ha disperato bisogno, ma un paese nel quale io ne sono certo, la pagina più bella è ancora da scrivere. Mi auguro che lo scriviamo insieme.